Ora che abbiamo disegnato i raggi del timone, dobbiamo disegnare una metà delle maniglie. Scegliamone una abbastanza precisa e cominciamo a disegnare i contorni. Bene, selezioniamo tutte le parti dei vettori e uniamoli. Eliminiamo le parti eccedenti. Selezioniamo il vettore che abbiamo disegnato e ripetiamo la stessa operazione fatta con il vettore dei raggi. Con un po' di pazienza, tramite i tasti freccia posizioniamo i vettori.
Selezioniamo tutti i vettori e salviamoli. Salviamo anche il lavoro fatto. Selezioniamo tutti i vettori che abbiamo salvato e cancelliamoli. Disegniamo il bordo del cerchio dove ci sono le ore. Aggiustiamo le dimensioni e la posizione. Bene, abbiamo un cerchio. Con il comando offset creiamo i vettori degli altri bordi circolari. Facciamo un po' di prove per ottenere ciò che desideriamo. Siccome la foto non è tanto perfetta, prendo come riferimento per i cerchi questo punto qui.
Ci restano ancora questi due bordi. Perfetto, anche tutti i cerchi sono disegnati. Salviamo il lavoro e poi esportiamo anche i vettori dei cerchi.